Salve ragazzi e bentornati su Pokémon Platinum Nuzlocke! Nell'episodio precedente siamo riusciti a battere ancora il Team Galassia, o meglio dire, in parte, ecco. In questo nuovo episodio dovremo raggiungere l'estremo nord di Sinnoh, appunto per arrivare a Nevepoli, che sarà la prossima tappa. Come raggiungere la città di Nevepoli? Ci sono diversi modi. Allora, adesso ve li andrò a mostrare con volo. Allora, ci troviamo a due foglie, dovremo raggiungere l'estremo nord di Sinnoh. Come potete vedere dobbiamo anche affrontare il Monte Corona, in parte, perché comunque non è poi così tanto lungo come percorso. E niente, per andare a raggiungere il Monte Corona potrete andare in quattro lati diversi, ovvero da Evopoli, da Memoride, da Cuoripoli e anche da Mineropoli. Ma ovviamente i più vicini al Monte Corona sono Evopoli e Memoride, quindi in base alla scelta che dovreste fare, insomma, non cambierà di molto. Quindi mi dirigo verso Evopoli, appunto per andare dentro il Monte Corona. Ma prima volevo fare un salto al Pokémon Market, appunto perché devo comprare qualche cura. Cioè sì, qualcosina per prepararmi. Allora, di Ultra Ball ne ho 15, compriamone altre 5, facciamo 20. Poi, iperpozioni, oh, addirittura 0. Prendiamone 20, che comunque servono tantissimo le iperpozioni. Anche di Super, ne ho 8, prendiamone 15, così, a random. E c'è altro da prendere? Mi sa i super repellenti, sapete? Repellenti max, ne ho 2, prendiamone 10. No. Prendiamone 15 a sto punto. Ok? E basta, non c'è nient'altro, nient'altro da prendere. Quindi, adesso sarà necessario, ovviamente per incamminarsi dentro il Monte Corona, avere un Pokémon che sappia usare la MN Forza che abbiamo recuperato nel precedente episodio. Nel precedente? Non mi ricordo, ok. Quindi, se non chi... Cioè, Psyduck, ragazzi, è l'ideale. Vi ricordate di Duck? Cioè, era uno dei primi Pokémon che avevo catturato nella Nuzlocke. A cui avevo fatto apprendere la MN Spaccaroccia, che tuttora possiede, se non sbaglio. Sì, sì. Ok. Togliamo Graffio. E basta. Ok, quindi... Io sono praticamente pronto per incamminarmi verso il Monte Corona. Un'ultima cosa, ovviamente non può mai mancare la bicicletta, è il super repellente attivo che attiviamo tipo adesso. Ecco qui. Ok ragazzi, siamo pronti. Andiamo subito all'avventura. Magari possibilmente cambiando marce della bicicletta, ok? Tanto per dire, adesso sì, stiamo quasi per entrare. Ecco, siamo qui dentro. Al Monte Corona. Praticamente ho già sfruttato la mia possibilità di catturare un Pokémon selvatico qui dentro al Monte Corona in qualche episodio fa. Quindi non catturerò nessuno, anche perché per la maggior parte del tempo sarò col repellente attivo e non credo sia un problema. Bene, forza. Iniziamo a prendere questi strumentini che ho visto un pochino qua e là, tipo la MT69 che contiene lucidatura. E lì che vedo altre cose. Adesso non so cosa però. Di qua potremo proseguire per andare verso Memoride, quindi come vi ho già detto non cambierà di molto la vostra scelta. In base alla scelta che farete, insomma, non avrà effetti particolari. Ok, allora, noi proseguiremo da questa parte. Intanto devo spaccare queste rocce qui, perché da quella parte ho visto che c'è uno strumento. Frantumiamo tutto. Grande Duck. Caramella rara! Wow! Allora, la caramella rara può essere davvero davvero d'aiuto, soprattutto in questa Nuzlocke. Qui mi ricordo che c'era uno strumento, ovvero un coccio rosso. Master of strumenti persi. E... wow! Ok, piano inferiore del Monte Corona. E da qui subentrerà appunto la nebbia. Fortunatamente non ci sono degli allenatori specifici con cui ci devo lottare, devo perdere del tempo. Perché... abbiamo già avuto questa esperienza al percorso 210, per chi ha visto l'episodio. Davvero, era un massacro, cioè.
Non attaccavo continuamente, era qualcosa di troppo fastidioso, giuro. Ok, creta luce. Tra l'altro, qui sì, possiamo usare Surf, ma sappiate soltanto che Surf non è totalmente indispensabile in questo... qui al Monte Corona. Quindi potrete anche farne a meno, ma comunque se possedete Surf, non è di certo un problema, Ok. Spacchiamo la roccia di qua. Lì c'è un altro strumento. Caspita, come me lo ricordo a memoria il Monte Corona. Anche perché questa frazione di... insomma, diciamo che questa parte qui, per arrivare, per meglio dire, a... verso Nevepoli, è molto molto breve. Quindi faremo davvero parecchio in fretta a raggiungere Nevepoli. Ovviamente se non fosse per il percorso 216 e 217, per quella perdita di tempo più che altro, ecco, arriveremo sicuramente molto molto prima a Nevepoli, appunto, se non fosse per questi percorsi, dicevo. Ok, allora, qui sopra c'è una scala. Come potete vedere, la nebbia non esiste più. Qui cosa abbiamo? Abbiamo uno strumento, un gelomai, vero? Oddio, l'avevo quasi dimenticato. E siamo fuori! Ok ragazzi, percorso 216. Abbiamo fatto praticamente in un battibaleno. Ho recuperato quegli strumenti e siamo usciti immediatamente. Allora, percorso 216, volendo potrei anche catturare dei Pokémon selvatici. Un Pokémon selvatico. Sad notice, già. E nulla, amo troppissimo la host di questo percorso qui. È molto calma, davvero. Adesso voi la sentirete velocizzata, davvero una schifezza assurda. Però non ci posso fare niente, mi dovete davvero scusare, perché purtroppo va così. Se no, se non velocizzo, l'emulatore davvero 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 va lento, molto lento. E la cosa non è un'ottima cosa, semplicemente. Ok, finito l'effetto del repellente, adesso abbiamo questa allenatrice da battere. Essere pronti per ogni evenienza, essere pronti per ogni sfida. E questo è l'atteggiamento che deve avere un allenatore. Giustissimo. Wow, una che dice qualcosa di sensato. Beata fantallenatrice con Golduck. Ed eccoci qui con Raptor. Allora, siccome devo allenarmi davvero, davvero parecchio, perché stare a livello 35, arrivato a questo percorso qui, è davvero drastico. Devo cercare in tutti i modi più o meno di riemergere un'altra volta con questi Pokémon qui. Spero almeno. Ok, prossimo Pokémon Sudowoodo. Quindi mettiamo Trident, perché è l'unico. Posso comunque usare delle mosse di tipo acqua. Ecco Surf. Via Sudowoodo. Il prossimo Pokémon, Snappy, sarà a livello 34. Molto bene. Rapidash, quindi rimaniamo in campo con Trident e riusiamo di nuovo Surf. Caspiterina, mannaggia a te. Ho usato fuoco fatuo. Mamma mia, l'odio. Proprio iniziamo bene. Ok, siccome devo praticamente affrontare altre sfide e io ho comprato degli anti scottanti, ho anche gli anti gelo, sono praticamente munito di qualsiasi cosa, perché comunque è uno dei percorsi davvero pericolosi. Revitalizzante che non mi serve praticamente a niente, come ripeto sempre ogni volta che lo trovo. Scendendo qui giù troveremo un'altra allenatrice. Sono equipaggiata molto bene, possiamo iniziare quando vuoi. Tipo adesso? Eh? Ok, Mirka fantallenatrice. Ma che nome è Mirka? Ok, abbiamo Tropius. Tropius, eh? Vai, andiamo di volo. Ok, volo è super efficace, resiste, usa profumino. Dovrei anche essere più veloce, quindi colpirò per primo con Etere Lama. Magari attacco rapido, dai. Via, ciao. K.O. Tropius. Magari, nel dubbio, chi lo sa, eh? Bene ragazzi, come vedete, qui abbiamo anche altra erba alta. Io direi di provare un pochino, vediamo chi salta fuori. Salta fuori Snover, che catturerò tra l'altro. Allora, Snover... oh, Snover ragazzi, Snover. Era uno dei Pokémon che avevo in mente di catturare. Sapete perché? Perché è un misto tra Pokémon di tipo erba e Pokémon di tipo ghiaccio. A me sinceramente questo miscuglio di tipi mi piace.
perché mi manca il tipo erba a prescindere da tutto, ed è anche utile il tipo ghiaccio, soprattutto sui Pokémon di tipo drago, perché comunque avere una mossa di tipo ghiaccio fa sempre comodo. Nonché, cioè si può comunque apprendere gelo raggio Trident in questi casi, però comunque è meglio avere un Pokémon di tipo ghiaccio in tutti gli effetti. A sto punto, meglio togliere assolutissimamente Raptor, perché è il Pokémon momentaneamente sbagliatissimo. Se no, usa radicamento. Radicamento, come si chiama sta mossa? Facciamo taglio e fallisce. Yes. Taglio. Oddio. Ok, calmi, buoni. Mi sa che ho tolto parecchio, sapete? Provo con una Pokéball, magari... Proviamo con la Ultra Ball, ne ho comprate 21. Ok, esce fuori. Gelo scheggia. Ovviamente non mi fa niente. Prende sempre più PS con radicamento. Meglio fare taglio, perché si sta riprendendo pian pianino. Ok, minimi punti vita per Snover. A questo punto direi di riusare di nuovo l'Ultra Ball. Adesso il problema è che nome, che soprannome gli do a sto Pokémon. Adesso non so sinceramente se rientrerà nel mio team, anche perché c'è un altro Pokémon che mi interessa in questo percorso qui. Quindi per adesso non dico niente, a parte il fatto che verrà praticamente reindirizzato al box numero 1. Più o meno saprete di più quando arriverò a Nevepoli. Dopo quella parte lì. Ok, abbiamo catturato Snover! Pokémon albergelo, erba ghiaccio. Gli uomini lo incuriosiscono molto, sì. Si raduna in gruppi attorno alle impronte sulle montagne innevate. Ok, diamo un soprannome al nostro Snover. Adesso ci dovrò sicuramente pensare, farò un piccolo taglio e ritornerò tra pochissimo. Ok ragazzi, allora, il suo soprannome sarà Blizzard. Allora, adesso vi spiego il perché. Blizzard. Ok. Allora, perché Blizzard, ragazzi? Perché... allora, mi piaceva questo soprannome, a prescindere dal fatto che Blizzard significa bufera di neve. Ed ero indeciso, sinceramente, se... a chiamarlo, se... o Blizzy, tipo per abbreviare, o appunto Blizzard. Alla fine è uscito fuori Blizzard, perché comunque è un soprannome un pochino più completo, e allora... va bene così. Ok, abbiamo Blizzard, che è stato reindirizzato al box numero 1. A questo punto, ragazzi, da questa parte a sinistra abbiamo intanto quello sciatore là, che spero non mi becchi per troppo. Ho parlato troppo. Principiante? O hai un po' di esperienza? No, forse più del dovuto. Ok, Sneasel. Bene o male comunque non è preoccupante, quindi direi di mettere in campo Trident. Non mi dovrebbe fare danni. Ecco appunto, vento gelato non mi fa danni, ma mi diminuisce la velocità. Sto tranquillo perché uso Surf. Ok, via, KO Sneasel. Era l'unico Pokémon che aveva, quindi meglio così. Edoardo, sciatore. Ok, cosa abbiamo qui? Baita neve fresca, un letto caldo e poco più. E poco più. Ok, si presuppone che qui curino i Pokémon. Evviva, questa baita è un po' malmessa, ma fai come se fossi a casa tua, ok? Va bene, carissimo. Ok. E lei? Non ho grasso spesso come certi Pokémon, per questo devo imbucarmi bene con tutti questi vestiti. Già che ci siamo, sai a cosa serve l'abilità grasso spesso? Dimezza i danni provocati da mosse di tipo ghiaccio e fuoco. Grasso spesso un po' come l'abilità che possiede Snover slash Abomasnow. Quindi più o meno dovrebbe far riferimento a questo. Allora, dato che ho i Pokémon con i punti vita tutti quanti, i Pokémon belli carichi, insomma, per così dire, possiamo ritornare a lottare, anche perché stiamo quasi per arrivare al percorso 217. Manca davvero poco. Mi sa che questo qui è l'ultimo allenatore del percorso 216. Adesso abbiamo Mr. Mime contro. Facciamo volo. Appunto, ecco qui. Perfetto, mancava un punto vita. È impossibile. Vabbè, c'è la grandine, via. Fortunatamente.
La prossima scelta è Scyther o Scyther, quindi resto in campo ad usare volo un'altra volta. Bene, benone. Volo va a segno. Scyther resiste e ehi, ho paura di lacerazione perché a volte stabba, quindi non vorrei. Ok. Bene, air assalto, via Scyther. Livello 36 Raptor. Snappy sarà livello 35. Diciamo che stiamo un pochino salendo di livelli. Anche perché off camera, davvero off camera, per questo episodio qui, dopo questo episodio qui, ci sarà un allenamento un pochino più un pochino più pesante, dove allenerò un po' meglio i miei Pokémon. Qui magari al percorso 217, non ha importanza comunque, in qualche modo li allenerò. Ok ragazzi, non era mica meglio curarsi Pokémon qua? Che dite? Mi sa di sì, sapete? Ok. Curiamoci Pokémon un'altra volta nella baita, dato che comunque sono stati scalfiti sia Raptor che Trident. Bene. Non costava mica tanto, insomma. Oh, quanto rompe le palle questa neve che ti fa tipo... Guardate, cioè, guardatemi. Non riesco a camminare. Bene. Percorso 217, ragazzi. E arriva Marzia. Che ci fai qui? Oh, Dark. Non è che per caso stai andando a Nevepoli? Ci sto andando anche io. Usando la mossa volo ci potrei arrivare all'istante. Ma cammino per allenarmi. Non è certo un problema. Sono abituata al freddo perché giro scalza e con vestiti leggeri. Ecciu! Oh, non è niente, davvero. Non ho per niente freddo. Adesso devo andare, mi raccomando, sii prudente. Certo, Marzia. Te non hai freddo. Bella questa. Allora, siamo al percorso 217. Si è praticamente abbattuta una bufera di neve. Devo sostituire Pokémon. In questo caso, meglio mettere Trident. Ok. Un allenatore, primo allenatore del percorso 217. Questo freddo non è niente a confronto con il fuoco che mi brucia dentro. Ah, mamma mia. È proprio un poeta. Dante, fantallenatore con Electabuzz. Allora, Electabuzz. Ah. È davvero critica qui la situazione perché... Perché Trident, Raptor, Splinter... Snappy che si trova ad un livello inferiore rispetto ad Electabuzz. E io potrei morire. Ok, allora. Provo a rischiare con un Surf. Tuono onda, ok. Va bene. Attacco. Electabuzz resiste. Proviamo un altro Surf. Oddio, fulmine. Fulmine, ok, resisto. Mi è venuto un mini infarto, ma tralasciando questo fatto. Il prossimo Pokémon è Magmar. Allora, meglio sostituire adesso, tanto per riprendere le forze. Mettiamo Snappy, dai, ci può anche stare. Snappy è un Pokémon di tipo fuoco. Anche Magmar lo è, quindi non dovrei subire gravi danni. A questo punto ho una ricarica totale che fa da sé su Trident, così fa guarire anche la paralisi. Usa finta. Oddio, finta. Ok. Bene, ok. Questa l'ho scampata bella. Cioè, è stata proprio... Lanciafiamme efficace su Trident. Maledetto tipo acciaio, quanto ti odio. Cioè, mi brucia pure, non lo so. Ma vuoi fare altro, che ne so. Quanto vi odio quando vi mettete qui sul... Davanti non lo so, in mezzo al passaggio ti bloccano totalmente dandoti problemi. Allora, antiscottante. Ok. È una super pozione per Trident. E una per Snappy. Ok. Ci risiamo, come se non fosse successo niente. Allora, qui al percorso 217 troveremo tanti strumenti. Partiamo da questo coccio blu. Un pochetto più avanti dovrei trovare anche la MN Scala Roccia. Un momento, da quella lì ci vado dopo. Ok,
qui cosa abbiamo? Troviamo un Ultra Ball che può comunque servire e un allenatore. Avevo già notato l'ombra sospetta. Wow, ci vuole davvero un buon occhio per scoparmi. Grazie, modestamente. Matteo Ninja Boy con Golbat. Ah, ci fosse stato il mio carissimo Volt. Ah, purtroppo mi manca il tipo elettro. È vero, è vero. Si sente parecchio la sua mancanza. È vero o no? Anche perché ho notato che molti di voi sotto con un commento me l'hanno scritto, cioè. Era anche il vostro preferito da quanto avevo capito. Ah, davvero peccato. Ok, qui giù cosa abbiamo? Ci sono strumenti? No, c'è sempre quel tizio che mi ha dato problemi poco fa. Direi di battere questo sciatore. Ok, perfetto, mi ha praticamente notato. Ti mostrerò la tecnica che ho imparato alla scuola di sci. Oh, una tecnica assurda su come scivolare meglio sulla neve. Sì, Snover. Le mosse di tipo acqua sono semplicemente... No, non sono efficaci. Facciamo così. Uso acqua di sale perché tanto comunque faccio sempre danni, tanti anche. Snappy sale a livello 36 e non so minimamente l'evoluzione di questo Pokémon perché manco me la ricordo, se devo essere proprio sincero. Radicamento. Cioè, momentaneamente gli Snover sono praticamente innocui, non... Geloscheggia, ok. Fortunatamente non hanno mosse di tipo erba. A partire da Bomasnow che, se non erro, apprende subito dopo Mazzuo Legno. Mossa davvero pericolosa che toglie un casino. Ok, surf. Quindi per adesso diciamo che posso stare tranquillo. Ecco, vedete, si limitano ad usare il radicamento per riprendere quei pochi punti vita che gli bastano, ma... non li porterà da nessuna parte. Yes. Capo Pablo, ciao Pablo, arrivederci. Allora ragazzi, mancano davvero pochissimi allenatori, stiamo quasi per arrivare a Nevepoli. Tenete duro, vi prego. Ma che... cioè, io... ragazzi, ma cosa vuol dire? Cioè, sono ricoperto fino a... Come respiri? Contro quale legge... Adesso sto qui apposta. Lo lascio morire. Davvero, è uno stato drastico questo qui. Ma come caspita? Cioè sì, non c'è il rischio che possa entrare della neve nelle narici, qualcosa di simile. Allora, troviamo del ferro. Dove caspita è quella baita? Ricordo che c'era un'altra baita su dove si poteva trovare questa MN, la MN Scala Roccia, ma non mi ricordo minimamente dov'è. Ok, eccola lì, l'ho trovata! La MT-07 grandine, non è questa, state tranquilli. È questa qui. Me la ricordo ancora. La MN-08 che contiene Scala Roccia. Ricordo ai tempi di quando ero bambino e giocavo a Pokémon Platino. Non prendevo quasi mai degli strumenti. Poi dicevo, ma mi manca qualcosa, mi manca un MN, mi manca qualcosa. Ed ecco che tralasciavo gli strumenti, tipo così a random. Mentre mi trovavo nel bel mezzo di una bufera di neve, mi è caduto un MN. Se avessi ancora la mossa MN Scala Roccia, potrei scalare pareti rocciose. Ehi, come sarebbe? Hai trovato la macchina nascosta? Guarda, ti prego, ce l'avevi proprio dietro casa. Ma che... Sei imbarazzante. Ok, fatto sta che mi ha dato una lastra gelo che non mi servirà a niente. Potrebbe aumentare la potenza parzialmente delle mosse di tipo ghiaccio. È più utile su Arceus, però, vabbè. Scio in compagnia dei Pokémon da quando avevo appena 5 anni. Allora, dimmi il nesso logico di questo discorso, dimmi cosa interessa a me, e possiamo facilmente chiarire, non è mica un problema, attenzione, eh. Ok, capo Piloswine, soltanto con Surf, perché comunque è debole. Prossimo Pokémon, Glaceon! Oh, Glaceon, carinissimo questo Pokémon. Tra l'altro, poco più avanti potremmo trovare il posto in cui potrà evolversi questo Pokémon da Eevee in Glaceon, appunto. Ok. Vento gelato. Caspita! Ovviamente diminuisce la mia velocità. Quanto vi odio quando fate queste cose.
Siamo quasi a livello 37. Cioè no, non vuole proprio evolversi, è un... è proprio ribelle Snappy, sì sì sì, proprio ribelle. Ok, ok, ok. Ci siamo quasi, eh. Cosa abbiamo di qua? Allora, lì non c'è niente. O c'è qualcosa? Ok, sono tipo sotterrato. Nella maniera più assurda di questa terra. Ti prego, esci fuori. Allora, prima di sfidare questo allenatore qui, devo assolutissimamente curarmi. Non ho qualche bacca, qualcosa. Bacca arancia, ok. Non l'etichetta. Madonna, hanno messo sta cosa dell'etichetta, è qualcosa di impossibile. Ogni volta sbagli sempre a cliccare. Ehi, guardami, guardami, ehi, ok. Salve. Mi vesto sempre leggero, dovunque vada. Ah, ma cosa? Saranno cavoli tuoi. Luke cintura nera con Krogunk. Oh, Krogunk. Non riesco più a fare il verso. Krogunk. Capo Krogunk. Il prossimo Pokémon è Riolu. Yay! Riolu, Ma io direi di continuare. No, vabbè, potevo anche mettere Raptor. Fa niente, dai. Usiamo Surf. È comunque debolissimo Riolu. Appunto per questo, ragazzi, non lo sto facendo lottare. Né in un modo né nell'altro, assolutissimamente no. Perché è davvero dannoso far lottare adesso Riolu. Potrebbe andare KO da un momento all'altro. Sul serio. Oddio, sottomissione. Dai, su, via. I Machok sotto sotto sono davvero, davvero pericolosi, eh. Snappy, fuoco bomba. Togliamo subito turbo fuoco. Perfetto. Ok, fuoco bomba è già una mossa un pochino più potente, che ha sempre un certo effetto. Percorso 217 a nord lago Arguzia. Siamo praticamente arrivati. Manca davvero pochissimo, ragazzi. Allora, ricuriamo i Pokémon. In questo caso l'iperpozione va a Trident. E lei? Ok. Salve. Cosa vorresti dire? Lotta di Pokémon? No. Lotta di Digimon, insomma. Ma perché fanno queste domande retoriche? Forse un po' troppo retoriche. Vabbè. Kirlia che va capo soltanto con un'acqua di sale. Assurdo. Il prossimo è Buneri. Che carino. Ok, vabbè, restiamo in campo. Facciamo surf. Calcio salto. Mica tanto carino, eh. Stai calmo, eh. Basta. Ciao, hai fatto abbastanza. Il prossimo Pokémon è Seeking. E non ho un Pokémon di tipo erba. Wow, ma che situazioni, in che situazioni mi trovo, ragazzi? In che situazioni mi trovo? Mettiamo Raptor. Seeking, diminuiamo anche l'attacco, facciamo volo. Dovrei togliere un bel po'. Usa Acquanello, giustamente. Sbam. Ok, super suono. Mi confonde pure. Grazie, grazie mille, proprio non dovevi. Rifacciamo volo con la speranza che io riesca ad attaccare. E mi colpisco da solo, vero? Ok, no. Ce l'ho fatta. Capo Seeking. Yay. Per una volta mi sento fortunato. Allora, percorso 217. Qui abbiamo dell'erba alta. Vediamo un pochino il Pokémon che salta fuori. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Fa che sia tu. No, è Snover. Però comunque, comunque è stato un Pokémon già catturato. Come vedete c'è la Pokéball sotto il nome di Snover. Posso fuggire e ritentare la fortuna. Vediamo un po'. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Snover. Mannaggia. Allora, Snover, così non andiamo d'accordo io e te, ok? Vediamo un po'. Dai. Swinub. Davvero, Swinub non è neanche male, eh? Swinub si potrebbe catturare. Perché comunque... c'è di mezzo un Memo Swine, attenzione.
Però adesso non mi ricordo se Mamoswine si evolve normalmente, così come se niente fosse tramite evoluzione normale, o se c'è qualche strumento o qualcosa di specifico per farlo evolvere. Magari sotto con un commento scrivetemelo, magari io me lo vado a guardare. Vediamo. Sì sì, io lo catturo intanto, perché comunque Swinub è buonissimo. Si parla sempre di Pokémon di tipo ghiaccio misto anche ad un tipo terra. Ok, Swinub, Pokémon maiale. Diamo un soprannome. Adesso non so che soprannome dargli, quindi solito taglio tattico e ritorno tra pochissimo. Ok ragazzi, allora ho deciso di chiamarlo Pignab. Adesso c'è la solita motivazione del soprannome Pignab. Adesso vi spiego perché. Pignab. Se mi clicca la... Ok, un momento perché sta praticamente laggando un pochetto. Pignab. Perfetto. Pignab. Ce l'ho fatta. Allora, Pignab, il vero soprannome dovrebbe essere Swinub. Swine proviene da sempre da maiale. Nub proviene da protuberanza, una cosa simile. Quindi sarebbe non lo so, è un maiale con una protuberanza. Praticamente il soprannome proviene da questo qui. Quindi ho variato da Swine, ho messo Pig, Pignab, che ci sta comunque. Allora, a parte questo, ci troviamo qui alla riva Arguzia. Potrei catturare un altro Pokémon perché è un cambio radicale di zona, quindi percorso 217, riva Arguzia. Allora, arrivando qui, ma hey, Enrico, hey Dark, finalmente sei qui. Che lentezza, sei una lumaca. Ascolta Dark, vedi come sono grumose le rocce qui? Non potrai scalarle finché non avrai ottenuto la medaglia di Nevepoli. Ad ogni modo io me ne vado. Team Galassia, sto arrivando. Ma no, Ricky, ehi. No. Oh, sempre il solito. Allora ragazzi, per adesso non mi soffermerò qui per catturare il Pokémon in questione. Pertanto mi assicuro con un super repellente, ok? Quindi è probabile che procederemo con la cattura di un nuovo Pokémon selvatico nel prossimo episodio. Adesso arriverò esattamente a Nevepoli, perché siamo praticamente arrivati. Intanto c'è uno strumento, ovvero un Ultra Ball. Ok ragazzi, poi dovrei essere arrivato. Eccomi qui, perfetto. Nevepoli. Allora, ricordo che il centro Pokémon... Intanto qui prendiamo questo strumento. Un Ultra Ball. Ma si trovano Ultra Ball ovunque qui, non lo so, è qualcosa di impressionante. Abbiamo qui la palestra, palestra Pokémon. E il centro Pokémon, dove mi andrò a curare e vi saluterò. Benissimo, curami. Grazie mille. Ma c'è anche Marzia qui. Salve. Brrr. Oh, ciao Dark. Sei qui per sfidare il capo palestra? Spero di vedere Bianca presto, ma prima devo riscaldarmi per bene. Oh, sappi che Bianca usa Pokémon di tipo ghiaccio? La ammiro davvero tanto, è così colta. Voleva allenarsi con me per imparare qualcosa sui Pokémon di tipo lotta. Sai, i Pokémon ghiaccio e quelli lotta sono come un cane gatto. Lei era quella che non aveva assolutissimamente freddo, perché comunque è una tipa impavida. Ok, basta. Ragazzi, per questo episodio di Pokémon Platino Nuzlocke è tutto. Io vi aspetto col prossimo episodio. Ovviamente non mancate assolutamente, perché nel prossimo episodio ne vedremo delle belle. Perché sì. Vi ricordo come al solito di lasciare un bel mi piace, un commentino sotto per dirmi la vostra, rispondete assolutissimamente alla domanda del giorno perché è importante, e noi ci vediamo col prossimo episodio di Pokémon Platino Nuzlocke. Ciao a tutti!